benedetto il tuo santissimo nome, Signore, siamo qui, alleluia. Come sempre tu sei il nostro Padre, il nostro Dio, e questa è una grande gioia, alleluia. Potersi sentire figli, alleluia, perché i figli si rallegrano nel vedere il Padre, ed il Padre si rallegra nel vedere i figli. Alleluia, gloria, landa la massia, alleluia, gloria al tuo nome. Così vogliamo condividere la tua gioia, Signore. Quindi vogliamo essere gioiosi e festanti noi, come lo sei per certo tu questa sera. Quindi dal nostro piccolo cuore, Signore, ti offriamo il nostro piccolo fiore, ma tanto grande ai tuoi occhi, oh Signore, perché esso è un fiore sincero, un fiore nel quale noi ti esprimiamo il nostro amore, la nostra gratitudine, la nostra riconoscenza. Alleluia, gloria, talanda la massia, alleluia, alleluia. Facci sentire, oh Signore, la tua mano che ci accarezza ancora questa sera, oh Signore, e risolvi ogni problema dei tuoi figli. Metti la tua pace e la tua serenità. Guidaci, Signore, in ogni cosa con lo Spirito tuo Santo, affinché tutto ti sia gradito questa sera. Sì, oh Signore, perché in cielo ciò che fanno gli angeli ti è gradito. Signore, noi vogliamo unire ciò che, Signore, gli angeli ti offrono pure noi. Sì, affinché vi sia un'offerta, quindi un'offerta unica, unica. Sì, Signore, vogliamo che sia unica, perché tu sei il Dio dei cieli e il Dio della terra. Alleluia, gloria al tuo nome. Alleluia, gloria a te. Quindi ti offriamo questa lode sincera insieme a Gesù, che con te lo benediciamo in eterno. Alleluia, amen, alleluia, amen. Yeah.
Alleluia, alleluia, amen, amen. Sia glorificato il Dio che mentre cantavamo, ecco, dice c'è ovunque intorno guerra e turbamento. Alleluia. Ed è quando si è guidati dallo Spirito Santo, in ogni tempo ciò che si dice, ciò che si fa, risponde a verità. Alleluia. Quando invece le cose si dicono così, tanto per dire, perché magari uno vuole fare un sapiente, vuole fare un scalpo, queste che se ne intende tante cose, allora dice delle cose lì, che sul momento magari sì, vengono, dice, boh, ma sì. Invece quando è il Signore, alleluia, le cose sono diverse, fratelli. E mentre cantavamo questo cantico, appunto, intanto dice, ecco, c'è ovunque intorno guerra e turbamento. Noi lo stiamo cantando questa sera. C'è intorno guerra e turbamento. Fratelli, cosa c'è intorno per ora? Tanta pace, vera, tutte pazze? No, bello, stiamo tranquilli, a cuscino morto, dice. C'è guerra e turbamento. È vero? Alleluia. Guardate quanti nel mondo non trovano una casa, quanti non hanno un luogo di riposo. Alleluia. E in questo momento quanti non hanno una casa? Alleluia. Quanti nel mondo non trovano una casa? Quanti non hanno un luogo di riposo? Vedete quando è lo Spirito Santo che parla. Alleluia. Perché non penso il fratello che ha scelto, l'abbia scelto, perché? Perché noi non facciamo niente da preparato, voi lo sapete, no? E quindi perché vogliamo che sia sempre lo Spirito Santo a coordinare ogni cosa. Ma guardate come questo cantico rispecchia la realtà d'oggi. Perché appunto quanti nel mondo non trovano una casa? Fratelli, perché non pensate che sia stato soltanto lì in centro Italia che c'è questa cosa? Perché in Giappone mi pare che c'è pure un tornado, che so, c'è dappertutto, gloria a Dio. Ora non vorrei, appunto, perché vedete, qualcuno potrebbe interpretare la cosa, dice allora il Signore fa queste cose, fa morire le persone. No, Signore, perché il Signore non ama uccidere le persone, però tante cose, diciamo, le permette perché gli uomini riconoscano che la sicurezza la può dare soltanto il Dio. L'uomo la sicurezza non l'ha potuta dare mai e non la darà mai. Alleluia. Nella zona terremotata lì, nelle zone terremotate, guardate, tale edificio, no, sicuro, tranquillo, è stato prima a cadere, a crollare. Poi uno dice, vada, uno può pensare, dice, che se ricovera in ospedale, no, per avere un posticello più sicuro, dice, a casa io mi sento male, no, i medici sono appottati in mano, no? un terremoto ci disturba pure l'ospedale. Quindi vedete come l'uomo non può dare la certezza, la sicurezza, la protezione, ma solo il Signore. Alleluia. E si è glorificato il Dio che qualcuno ha detto, grazie a Dio che mi sono salvato. Ogni tanto si sono unito, non è vero? Come Giacobbe Bianca dice, se c'è qualcuno che dice, che riconosce che Dio veramente aiuta, soccorre, interviene. Alleluia. Continuiamo, fratelli, a pregare, diciamo, per questi
e che sono stati colpiti dal terremoto, perché il Signore aveva parlato, fratelli, che ci sarebbe stata una catastrofe. Il Signore parla. Amen. Abbiamo Gesù in mezzo a noi. Vedete come ne parla sempre. Io quando vado a qualche culto e c'è qualche cosa, faccio, dopo, Signore, l'abbia vedato noi dell'umanità. Come quando quella sera che il Signore mi ha fatto dire, allora, il fatto della nuova era, vi ricordate? Da questo momento inizia una nuova era. Signore, cosa ho detto? Due giorni dopo, un giorno e mezzo dopo, crollarono le torri gemelle, e tutte radio e televisione hanno ripetuto la stessa frase che mi ha fatto dire il Signore qua: è iniziata una nuova era. Alleluia. Ecco, vedete, la cosa bella che abbiamo noi, che se noi continuiamo nella semplicità, il Signore continuerà a parlarci, a manifestarsi e a benedirci. Gloria a Dio. Quindi quello che si fa, facciamolo sempre con onestà, con semplicità, con amore. Amen. Perché il Dio, vedete, come non si è potuto manifestare nel suo paese nativo, a Nazaret, dice, perché non hanno creduto in Lui, dice, a causa della loro incredulità Gesù non ha potuto fare molti miracoli lì. Perché? A causa della loro incredulità. Ora, fratelli, vedete, l'umanità è scivolata a un punto tale che neanche le autorità religiose credono fermamente nell'esistenza di Dio. Alleluia. Perché il Signore si dovrebbe, vedete, manifestare in continuazione, non solo in questo piccolo luogo, ma dappertutto, perché Dio è Dio dell'universo, non è Dio del Radio Messaggio Cristiano. Amen, ci siamo. Allora, quindi continuiamo, a prodigarci per il bene del prossimo. Ora, noi su internet abbiamo sempre continuato, abbiamo lasciato anche il numero, della protezione civile, il numero che 45 500, pare che 45 500, no? Ecco, dove si possono donare 2 euro. E non vorrei che qualcuno, pure di voi che siete, pensasse, dice, che in questa volta il fratello si sta mostrando tutto magnanimo, grande di cuore, no? Perché sapete, la lingua che ritaglia nel cucino ci sono sempre, no? Allora, quello che stiamo facendo adesso, mettendo su internet sia il numero della protezione civile, poi un giorno abbiamo dedicato una trasmissione per i terremotati, non è una cosa nuova di adesso. Magari dici, fratello, solo fare un scaccio, ranno, bagnano. Perché quando c'è stato il terremoto all'Aquila, ma guarda qua, no, all'Aquila, manca in Spagna pure per lì, però perché poi successivamente non hanno permesso più, in Campania insieme sono state ancora, sì, c'è lei pure, siamo andate con la macchina e abbiamo, allora abbiamo fatto la raccolta di medicinali, di indumenti e di mangiare. Un tuo capannone là sotto, qui c'era di quella generazione. Ricordate, Franco, se lo vuoi. No, sono partito con un carro. Anche voi? E la chiesa non c'era ancora. Ancora la chiesa non c'era. Amen? Noi della radio abbiamo fatto la raccolta, e abbiamo fatto tanti pacchi di indumenti, medicinale, e li abbiamo portati con i camion, mi ricordo. E io sono andato personalmente pure lì, insieme a alcuni fratelli, a portare questi aiuti. Ora loro invece hanno detto che non conviene portare degli aiuti, ma conviene
dare questi 2 euro, perché poi la protezione civile li spenderà nella maniera più adeguata, più giusta. Amen, gloria a Dio. Quindi vedete, quello che noi stiamo facendo adesso, diciamo con la la scritta lì su YouTube, su Facebook, ripeto, non è una novità di adesso. Noi abbiamo aiutato i terremotati sempre e continuiamo ad aiutare pure, anzi colgo l'occasione, mi verrà un fresco a memoria, amen, non solo dei terremotati, quelli del Niger, perché noi periodicamente mandiamo anche soldi ai bambini del Niger, no? Quindi ogni tanto, quando vi ricordate, potete facete magari un gelato in meno e non fate più queste bacerelle del Niger, che non hanno né genitori, e anche se ce l'hanno vivono nella povertà. Quindi non vivono, non ci sono soltanto i bisognosi dei terremotati, ma c'è tanto bisogno. Fino a che possiamo ci diamo da fare, perché il Signore dice: ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, fui nudo e mi rivestiste. Amen, alleluia, gloria al Signore Gesù. Ecco, noi dobbiamo dimostrare con i fatti, non con le parole, perché parole sono i politici che usano molte parole, ne usano molti fatti. Amen, ci siamo? Amen, alleluia, gloria a Dio. Allora, vogliamo cantare un altro cantico? Solo
Alleluia. Amen. E Dio provvederà, alleluia, e ti risponderà per darti pace, gioia e libertà. La vita è ancora per te nel nome di Gesù, alleluia. Solo credi e spera che Egli ti salverà. Ecco, Dio provvederà. Come vi ho accennato, noi stiamo facendo, stiamo collaborando, diciamo, sia con la RAI, perché la RAI dà questo, il numero del, diciamo, della protezione civile, quindi con la protezione civile per raccogliere questo. Oh, soldi a noi non ce ne dovete dare, voi dovete fare un numero, qualcuno che fraintenda dice fratello che no, voi dovete fare il numero 45 500, speriamo un uomo scoddo, e quindi che mi ricordo appunto quando c'è stato tanti anni fa in Campania, è successo lì a Lione, è stata a Lione, tutte case tutte diroccate, fratelli. Allora noi abbiamo fatto, siccome c'era già la radio, no? E noi per via radio, perché ancora internet non c'era allora, per via radio invitavamo i credenti a collaborare portando medicine, vestiario, queste cose, scusate, ho il naso pure io come voi. E allora, e quindi abbiamo raccolto tanta roba e addirittura mi pare che abbiamo mandato a Caccia Camion. Uno ci sono andato io. Ma ci siamo andati assieme, mi pare, allora. No, io sono andato con tu sei andato dopo. Non mi ricordo. Io sono andato con la mia macchina, no? Sì. Lo voglio raccontare questa testa. Perché ride? Fratello ride, perché sa la storia. Tu la sai, no? E io non la conto allora. Alleluia. E allora, ripeto, tanti anni fa, quando c'è stato il terremoto lì in Campania, perché lì fratelli ha commentato. Robert, addirittura in Campania allora dei palazzi non sono crollati, sapete cosa? Sono sprofondati. Ho detto, no? Il tetto era a piano terra, cioè a livello di terra. In verità, quindi le case, quelle che hanno resistito, diciamo, come erano strutturalmente, si vede che erano robuste, no? Allora la terra si è spaccata lì, come se, in questo momento non mi viene, come si chiama la cosa che è abitabile pure? La mansarda. Ecco, la mansarda, no? La mansarda era a piano terra, era a terra proprio, perché i palazzi sono sprofondati. In verità era una cosa paurosa. Non addirittura non so, perché se poi ho fatto il trasferimento, ma noi avevamo le fotografie pure di là. E si vedevano queste cose così, no? E ricordo che allora sono andato al municipio, perché mi pare che era il municipio che doveva rilasciare uno sta bene, per esempio, per chi doveva andare. Allora sono andato al municipio, mi pare che fu, sì. Perché ora sono trascorsi tanti anni, e gli ho dato, perché mi hanno chiesto un documento, no? E gli ho dato la patente, no? Ho dato la patente. E quelli mi hanno rilasciato il coso, ugualmente che io potevo, ecco, andare lì per soccorrere ste terremotate in Campania, no? E quindi sono partito. Quando sono andato lì, sapete? Intanto, quando mi trovai sul posto, si è guastata la macchina. Avevo un Opel, si è guastata la macchina. Perché mi perdeva acqua, no? E se ora come facciamo? Perde st'acqua, allora, e siccome poi dovevamo ritornare, no? Racconto questo per far capire come Dio esiste, come Dio è vivente. Amen?
E allora dopo aver distribuito tutti questi queste medicinali, perché poi, poi noi siamo andati, andavamo casa per casa, dove erano accampate queste persone, e chiedevamo: cosa avete di bisogno? Dice: avete vestito, pure mangiare, cose. E noi davamo, personalmente, perché avevamo paura che gli sciacalli si le prendessero, quindi abbiamo voluto consegnarle personalmente queste cose. Allora si poteva fare così. E quindi quando noi abbiamo finito, quindi dovevamo ritornare, ma a un certo punto che sta macchina cominciava a fumare, no? E dice: che cosa è successo? Apro il cofano, e dal radiatore fumo, vapore, senza acqua. Allora prendiamo un po' d'acqua, no? E gliela metto, no? Per ripartire. Fratelli, sta acqua del sopra Mattia è sotto la scia. Me lo sta dicendo in verità. Madre, come a fare? Allora, figurate voi, in una zona terremotata non è che c'erano negozi, c'erano meccanici, cose. C'era uno che era appoggiato così a un'officina, era appoggiato. Dice: lei che l'officina qua, dice: sì, ma dice, per ora non possiamo fare niente. Dice: guardasse così così, quello la controlla. Dice: guardi, dice che è il radiatore. Dice: si vede che si è bucato. Mi disse: però non la posso aiutare. Sa cosa fa? Mi disse. Perché diciamo, dice: si botta un bottone d'acqua. Fratello, di cosa già non era di l'ho detto poco. Comunque 500 km ci sono da Lione poi venne a Messina. Fratello, questo era un Opel Kadett, no? Allora, questa magra che faceva, pareva un cenacabone che faceva fumo, no? E allora, seguite attentamente, allora, metto sta acqua, no? Metto quest'acqua, dice, quindi lei dice, ogni 100 mesi ci vogliamo acqua, no? Chissà che siamo bellissimi. Ma intanto dovevamo ritornare a Messina, non poteva stare, aveva bisogno di mangiare. Allora, questo bidone, non mi ricordo se abbiamo fatto uno o due bidoni in sta macchina, no? E allora ci siamo messi sulla sta macchina e battemmo che bidone da cosa, no? E la prima volta era un bidone di 10 litri che c'era, no? Un po' ci metto sto coso, l'acqua, no? E patiamo, preghiamo il Signore, ci dice, preghiamo il Signore, ma ne fa arrivare a Messina. Casomai, man mano che il bidone si svuota, perché certo l'acqua si svuotava, no? Il bidone si svuotava, è giusto. E quindi, però facevamo affidamento che cammin facendo i fornimenti ci riempivano questo bidone dell'acqua per poter. Allora, dopo qualche 100-200 mesi ci ha per aggiungere la cosa, e così partiamo. Dopo, fratelli, la macchina non ha perso più acqua, ve lo dico in verità. Dopo che abbiamo pregato, no, che ci aggiungiamo l'acqua, no, dopo Dio non ha perso più acqua, no? Non perdeva più cosa, no, non perdeva, no. Vado, ci disse: Pippo, non ce ne vuole, metti in moto, battemmo. Quindi, ecco, lui si è ricordato che era, io non mi ricordavo con chi ero, perché prima siete andati voi effettivamente, poi invece sono andato io perché ho visitato anche dei fratelli che si trovavano lì a Lione. E fratelli, sta macchina non ha perso più acqua, una sola volta gliel'ho messo, ma sapete quanto? Ve lo dico in verità, io sono sul pulpito, io ho aggiunto di acqua nel radiatore un bicchiere di plastica,
per sicurezza io gliel'ho messo, no? Un bicchiere di plastica, di acqua, cubotone. Tant'è vero che sto bottone di plastica è rimasto pieno, eravamo a Messina. Quando sono arrivato a Messina, no? Dice, ora vai e ci porto un meccanico. Gliela porto. Mi disse, signor De Luca, lei mi deve spiegare come ha camminato. Come ha camminato? La macchina. Dice, lei per dia acqua, cacci la pompa e l'acqua tutta corrosa, tutta manciata. L'ha smontata e me l'ha fatta vedere. Guarda, dice, era tutta corrosa perché la pompa è una pompa, la pompa è d'alluminio. Si vede col tempo il calcare dell'acqua e cosa, la corrode. Il calore, esatto, sì. L'acqua rosa, quindi non c'era, fratelli, quindi quale bottone, già ci voleva andare i pompieri, la pompa non mettevano l'acqua, perché ve lo dico in verità, quella pompa non ha potuto, niente, l'ha dovuto buttare, perché dove c'era l'attacco del tubo di gomma, no? Poi c'è un tubo, ci mancava tutto. Quindi da Cosoli, diciamo da Lione a Messina abbiamo fatto 500 km, mi pare che sono 500 km, no? E l'acqua, diciamo, non si è asciugata, quindi lì c'è stata la mano del Signore, perché quella, altrimenti altro che aggiungere, perché se l'avessimo aggiunto, essendo tutto l'attacco tutto corroso, l'acqua se ne scia, no? Quindi si doveva fondere la testata da macchina, tutte cose. Fratelli, il meccanico quasi quasi non ci crede, perché lui mi conosceva. Dice, signor De Luca, è perché lo conosco. Dice, ma lei così non poteva, non si può. Dice, non si poteva camminare, appunto perché l'acqua se ne usciva e gli hanno dovuto mettere la pompa. E questa è una. L'altra, qual è? Che, sapete, siccome c'erano questi posti di blocco, dove c'era la polizia e cose che controllavano, no? Perché non facevano passare, perché dice, lei un va, per dire, no? Lei dove va? Per dire, e siccome io avevo diciamo sto documento del municipio di Messina, no? Ma comunque io avevo sto documento che io glielo presentavo, quando diciamo mi hanno fermato, però neanche me l'hanno chiesto, perché ci dicevo, guarda, stiamo andando diciamo dai terremotati, quindi Bastiano, c'era anche particolare che mi era sfuggito, no? Ah, ecco, allora Bastiano, guarda, credimi, io questo particolare me lo sono ricordato, però sai, non l'ho detto perché avevo paura di non essere stato io, che è una testimonianza che io avevo sentito. No, appunto, mi sembrava per me, se io adesso ce l'avevi detto prima, no? Era un particolare che aveva cioè gli hanno chiesto il documento, gli ha dato un mangialetto da piccolino, senza Giovanni. Siccome non mi ricordavo bene, allora ho detto, pare che uno fa per vantare, se volevo innalzare, ecco, ho preferito omettere, diciamo, questo particolare. Allora sono stato io, pensavo che fosse stato qualche testimone, ecco, allora me l'hanno chiesto, allora ho detto, si vede che non me l'hanno chiesto, perché altrimenti avrei dovuto dare anche la patente, quindi loro mi hanno chiesto, allora la patente me l'hanno chiesto. Non mi hanno chiesto il foglio, ma la patente sì, io convinto, quindi avevo fatto non so, e c'è su cosa era, allora era sto angeletto, e loro hanno detto, ci va bene. Gloria a Dio, non l'avevo detto in verità, perché pensavo, ho detto, non è che siccome sono passati diversi anni, 36 anni, tu penso un po', non potevo, allora per paura di raccontare una testimonianza non mia, allora ho preferito, ecco, ometterla, invece ecco...
Ma vada un signore come dice Bastiano, tu che ti ricordi qualche cosa, sia glorificato a Dio. Amen. No, dice passi. E io passai. Quando arrivo poi qui a Messina, tutta questa storia, il meccanico gli ha sostituito la pompa, diciamo, dell'acqua, no? Ma arriva dopo qualche 15 giorni, mi arriva un avviso dal municipio, dice, si prega di presentarsi presso i nostri sportelli, così così. E si è chiesto che vuole, no? Mi presento allo sportello, al numero dello sportello, no? Quello mi fa, questa è sua? Dice, che cosa? Dice, questa? Dice, è la sua patente. E io andai al Leone senza patente. La patente, perché quando mi hanno chiesto al municipio un documento, io non c'è la patente e gliel'ho data, no? Poi si vede che quando loro me l'hanno, io non ci ho fatto caso, e niente, sono. Quindi, fratelli, per non so quanti, intanto sono andato là e sono ritornato senza patente. Ci pensate? Dice, vada, mi potevano fermare, questo che mi vedono senza patente, dice, ma lei chi è? Un sciacallo, che vuole fare? Sia glorificato Dio. Quindi ho fatto, il Signore mi ha fatto fare questa esperienza, perché sono stato in buona fede, non è che l'ho fatta apposta, perché se io l'avessi fatta apposta il Signore dice, no, tu ora paghi, perché se... Invece no, quindi si vede, l'ho dimenticato, e poi mi hanno dato, quindi mi hanno restituito la patente. Quindi io circolavo senza patente, convinto di avere la patente. Allora, questo perché? Perché appunto, vedete, il Signore ci aveva approvati nel fare quel lavoro, cioè di raccogliere e di aiutare queste terremotate. Allora, e quando noi facciamo un'opera di bene, il Signore ci aiuta. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. E così mi fermo qui per dire, ho voluto raccontare questo fatto perché noi ci siamo sempre prodigati quando ci sono stati questi terremoti, abbiamo fatto la nostra parte, non è una novità di adesso. Amen. Gloria a Dio. Quindi questa è la gloria di Dio. Alleluia. Amen. Allora vogliamo leggere nel capitolo 12 dell'Evangelo di Matteo, dal versetto 22. Allora gli fu presentato un indemoniato cieco e muto, ed egli lo guarì, sicché il cieco e muto parlava e vedeva, e tutte le folle stupivano e dicevano, non è costui il figlio di Davide? Ma i farisei, udito ciò, dicevano, costui scaccia i demoni solo per virtù di Beelzebù, principe dei demoni. E Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse loro, ogni regno diviso contro se stesso va in rovina, ed ogni città o casa divisa contro se stessa non può durare. Ora, se Satana scaccia Satana, egli è diviso contro se stesso, come dunque può durare il suo regno? E se io caccio i demoni con l'aiuto di Beelzebù, con l'aiuto di chi li scacciano i vostri figli? Per questo essi saranno i vostri giudici. Ma se io scaccio i demoni per mezzo dello Spirito di Dio, allora il regno di Dio è giunto in mezzo a voi. Ovvero, come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rapirgli i suoi beni se prima non lega l'uomo forte? Allora soltanto riuscirà a saccheggiare la sua casa. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà loro perdonata. E chiunque parla contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chi parla contro lo Spirito Santo non gli sarà perdonato né in questa età né in quella futura. Alleluia. Amen. Fin qui la lettura. Alleluia. E guardate, neanche a farla apposta, sia glorificato Dio. In verità, come sempre, voi lo sapete, vedete, la mia Bibbia non ha segni e non ho foglietti.
Amen. Quindi non è dicevate era tutto preparato, eh? Sia glorificato il Signore, perché la mia Bibbia è pulita dalla prima all'ultima pagina. Alleluia. E ripeto, non è che vedete era segnata, perché sapevo. Allora, ma mentre abbiamo letto, ecco, guardate, e chiunque parla contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chi parla contro lo Spirito Santo non gli sarà perdonato né in questa età né in quella futura. Amen. Fratelli, mi sono venuti in brevede, in verità ve lo dico, perché facevo, perché il Signore mi ha fatto raccontare pure il fatto di terremotate lì al Lione, eh? E c'è che c'entra con la lettura che ho fatto? Ve lo spiego subito. Perché quando sono andato, perché poi siete andati voi, i primi viaggi li avete fatti voi, allora. Poi il Signore mi ha messo in cuore, ecco, guardate come il Signore mi sta facendo ricordare tutti i particolari, sia glorificato. Mi ha messo in cuore di andarci io, perché io avrei potuto anche non andare, no? Perché c'erano i fratelli che andavano loro stessi con i camion per portare questa roba, quindi non era necessaria la mia visita lì. Però ecco, leggendo mi sono, gloria al Signore, ricordate, sapete perché cosa? Ve lo spiego subito. Allora, ma chi parla contro lo Spirito Santo non gli sarà perdonato né in questa età né in quella futura. E allora, vedete, fratelli, io sul pulpito tremo nel senso, e faccio: Signore, non mi fare sbagliare. Dico che io gli chiedo al Signore sempre di non farmi sbagliare neanche nella vita privata, oppure quando io non sono sul pulpito, perché uno non può recitare due parti, chiedo tu pulpito come pastore e poi fuori puoi fare quello che vuole, assolutamente, perché uno com'è qui, come io sono sul pulpito, io mi sento e lo dico in verità, sono anche fuori, non ci piove, alleluia. E allora quando sono che il Signore mi ha messo in cuore di andare lì, c'era un fratello, un fratello che era appoggiato nella porta di una chiesa del luogo, no? Era tutto mesto. Allora ho voluto vedere questa chiesa lì, no? Era una chiesa evangelica lì. Allora ho visto questo che praticamente lui sorvegliava, non permetteva, diciamo, ecco, agli sciacalli magari di entrare dentro la chiesa. Era lì, però in faccia era molto mesto, triste. E gli faccio io: ma sei fratello? Dice, perché vedo che sei qui davanti alla chiesa appoggiato, eh. Dice: sì. Ah, gloria a Dio, mi fa piacere, l'ho salutato, l'ho baciato. E come mai, che si dice? Stai bene? Insomma, certo, sto fatto. No, dice, la chiesa non è stata danneggiata, dice, e quindi sono qui, faceva la guardia. E mi ha detto: perché sei qua così? Capisco che certo non puoi ridere e ballare, è giusto? Come mai? Che c'è? Che hai che ti vede in faccia triste così? Dice: sono amareggiato. E perché? Dico, cosa? Perché per me non c'è più niente da fare. Cioè, ma che tu succede? Ma lo dico in verità, eh? Allora, che poi l'ho raccontato qui, devo andare franco questo particolare, che poi l'ho raccontato. Cioè, ma perché? Cosa ti è successo? Dice: per me ormai io sono perduto. Dice: non c'è più niente da fare. Dice: sono qui, dice, faccio la guardia alla chiesa, però dice, io ho perso la salvezza, dice, non sono salvato. E che te l'ha detto?
come pastore. Cosa pastore? Ti disse che non si è stampato. Perché? Ah sì, sì, scusa. Fammi capire. Ecco il perché il Signore mi aveva mandato, mi ha messo in cuore di andarci io personalmente, perché la mia andata lì non serviva a niente, e loro erano andate a consegnare tutta sta roba. C'era un'anima da salvare. Ci si racconta, mio fratello, che c'è? Che succedeva? Dice perché ho bestemmiato, mi ha detto il pastore che ho bestemmiato contro lo Spirito Santo, e quindi chi bestemmia contro lo Spirito Santo non ha salvezza. Cioè, sì, sì. Ecco dove qua. Alleluia. Quello che mi ha fatto ricordare è chiunque parla contro il Figlio dell'uomo, dice, sarà perdonato, ma chi parla contro lo Spirito Santo non gli sarà perdonato, né in questa età né in quella futura. Quindi dici, io bestemmiai contro lo Spirito Santo, no? E quindi ora non c'è più salvezza. Cioè, ma scusa, ma perché, cosa hai fatto di così grave che hai bestemmiato contro lo Spirito Santo? Dici, perché ho peccato. E mi ha detto, dice, il mio pastore, che quando uno pecca bestemmia contro lo Spirito Santo. Si sa, aspetta frate, aspetta fratello, ma tuo pastore deve essere davvero così? Guardate, e non voglio fare, perché lo sapete, non faccio polemiche, ma quella chiesa non era una piccola chiesa, era una chiesa grande che apparteneva a una grande organizzazione che c'è pure a Messina. Vi dico questo, che è a livello mondiale, pur credo, tutta Italia sicuro. Non era quindi una chiesetta libera, diciamo così, che facilmente un pastoreggio gli può sfuggire dalla bocca qualcosa di non vero. Che tanto è vero che mi sono meravigliato. Alleluia. Cioè, se fratello, e mi ha detto il peccato, in che cosa avevo peccato? Fratello, ci disse, abbi fede, gioisci nel Signore, ora capisco perché il Signore mi ha mandato qui. Ma questa non è bestemmia contro lo Spirito Santo, questo è un peccato che tu hai commesso, ma tu chiedi perdono a Dio e Dio ti perdona. Figliolo, quanto che avemmo ne altri? Il giusto dice cade 7 volte e poi si rialza, sia glorificato, ma non perché è bravo nel rialzarsi, si rialza perché c'è l'aiuto nel nostro buon Padre Celeste, nel nostro Gesù, l'avvocato presso il Padre. Allora l'avvocato presso il Padre che ci stava a fare? Ma se mangia i soldi? Gesù non è un avvocato che ci spruppa i soldi, ci cipa i soldi in gente. Lui dice, venite a me, comprate vino, latte senza denaro, gloria a Dio. Gesù fa tutto gratuitamente, sia glorificato. Quando sto fratello mi ha raccontato il peccato che aveva commesso, c'è sto fratello, è chiaro, c'è che il peccato non deve essere giustificato. Non è che ti posso dire, fratello, facesti buono, continua a fare così. Assolutamente. Il peccato che hai commesso è veramente peccato, ma non è peccato mortale, non è peccato contro lo Spirito Santo. No, dice, ma come pastore mi disse che ogni volta che uno commette peccato bestemmia contro lo Spirito Santo. Fratello, andate a venire i casi, andiamo a venire i casi, perché siamo tutti sia glorificato. Fratelli, ecco perché il Signore mi ha fatto un perché potevo anche non raccontare questo episodio di tanti anni fa. Quando ho letto qui, alleluia, dice, e chiunque, alleluia, perciò vi dico, dice, che ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata. Quindi sto poveretto faceva la guardia alla chiesa lì, per tanto per farla. Ma dice, mamma, io sono potuto, io non te l'infenno. Fratello, quando gli ho detto, quando sulla verità, quando gli ho detto come stavano le cose,
brillò il suo volto. Fratello, allora non bestemmiai contro lo Spirito Santo. No, Gesù, tu hai peccato, chiedo perdono al Signore. La bestemmia contro lo Spirito Santo, sai qual è? Ci disse, quando uno attribuisce l'opera dello Spirito Santo al diavolo. Tant'è vero, non a caso. Guardate, allora gli fu presentato un indemoniato cieco e muto, ed egli lo guarì, sicché il cieco e muto parlava e vedeva. E tutte le folle stupivano e dicevano, non è costui il figlio di Davide? Ma ecco, ma i farisei, udito ciò, dicevano, costui caccia i demoni solo per virtù di Beelzebù. Quindi, aradamassita la massia, alleluia! Quindi, vedete qual è la bestemmia contro lo Spirito Santo? È perché i farisei attribuivano l'opera di Cristo, che era appunto mediante lo Spirito Santo, al diavolo. E Gesù lo precisa, dice, ogni bestemmia sarà perdonata, ogni peccato, ma chi bestemmia contro lo Spirito, cioè chi attribuisce l'opera di Dio al diavolo. Amen. Quella è bestemmia. E attenzione, e lo fa volutamente. Ecco perché, fratelli, vi ho sempre detto, e questa sera ve lo rinnovo, guardatevi bene dal giudicare l'opera degli altri. Non azzardatevi mai a dire, sì, un signore fu, un diavolo fu. In dialetto, c'è cioè parente dialetto, in italiano, sì, il signore è stato, il diavolo è stato. Guardatevi dal fare ciò, perché voi, o meglio noi, non sappiamo. È meglio tacere. Amen. Gloria a Dio. Perché anche se dovessimo essere sicuri che un miracolo non viene da parte di Dio, il Signore non ci ha dato da giudicare. Il giudizio spetta a Lui. Amen. Perché uno tante volte per farsi vedere che è spirituale, che ne capisce molto nel campo di Dio, si azzarda a dire delle cose che non gli competono. Fratelli, Gesù, prima di andarsene, non ha detto, ora giudicatevi gli uni e gli altri. Ma Gesù cosa ha detto? Che non me lo godo in questo momento. Me lo godo. Ha detto, vi do un nuovo comandamento. Che vi amiate gli uni e gli altri come io ho amato voi. Amen. Sia glorificato il Dio. Non ha detto giudicatevi gli uni e gli altri. Il giudizio aspetta soltanto colui che è giudice. Alleluia. E Gesù stesso, guardate, siccome sia glorificato il Dio, attenzione, perché noi abbiamo, diciamo, Gesù l'esempio perfetto in ogni cosa. Gesù come figlio di Dio avrebbe potuto anche giudicare, però lui ha detto, io non sono venuto per giudicare il mondo, per condannare il mondo, io sono venuto per salvare il mondo. Alleluia. Lui ai peccatori diceva, i tuoi peccati ti sono rimessi, vai e non peccare più. Abba, chita la massia, alleluia. Amen. Vai e non peccare più. Quindi noi, se riconosciamo in qualcosa di aver sbagliato, di aver peccato, dobbiamo ricordarci di queste parole di Gesù. Alleluia. Ma non per dirlo agli altri, ma dirlo a noi stessi. Vai e non peccare più, che non ti accada di peggio. Alleluia. Amen. Gloria al Signore. Invece con molta facilità si giudica. Il fratello giudica il fratello, la sorella, e c'è un disordine
dappertutto. Ecco come quella chiesa che aveva un anziano che gli aveva detto: fratelli, quello l'aveva quindi ucciso spiritualmente. Quel fratello viveva, ma viveva. Guardate che quel fratello lì avrebbe potuto commettere anche qualche pazzia. Perché dice: che campo a fare? Che vivo a fare? Si ho bestemmiato contro lo Spirito Santo. Amen? Alleluia. È meglio che mi uccido. Ma sia glorificato Dio. Ecco, quell'andata è servita per risuscitare un morto. Perché quel fratello era morto a livello spirituale, e chi l'aveva ucciso era stato un anziano, un pastore, un anziano di chiesa. Ci pensate? Quando un anziano non è scelto da Dio, quando un pastore non è scelto da Dio, invece di dar vita alle anime, alle pecorelle, le uccide. Alleluia. Quindi è dovuto succedere un terremoto a Lione. Un signore piglia uno di Messina, mi risuscita. Gloria al Signore, risuscita. Amen. Gloria a Dio. Quello, quando poi ci ha salutati, quando ci siamo salutati, ora sorrideva, era tutto felice. Fratello, non pensare più una cosa del genere. E gliel'ho spiegato. Cioè, allora perché noi abbiamo un avvocato presso il Padre? Perché è chiaro che noi, non è che io mi alzo la mattina e comincio, aspetta, ora mi metto a rubare oppure a commettere tanti peccati, tanto poi vado dal Signore e dico: Signore, perdona, perché no, dice: Signore, oh, a cui pigliare in giro? Allora, ma se noi, vivendo, fratelli, è facile sbagliare. Fratelli, è facile sbagliare. Alleluia. Quindi noi durante la giornata chissà quanti errori commettiamo, ma non perché li vogliamo commettere, almeno io sono fatto così, ma penso che anche voi, non penso che andate a cercare, oh, ora me ne vai a peccare. Tanto poi signore, una fortuna, no? Tanto non è bestemmia contro lo Spirito Santo, posso rubare, posso ammazzare, posso fare la qualunque cosa. No, no, fratelli, alleluia, sia glorificato il Dio. Alleluia. Quindi, e sia, vedete, ora il Signore sta ricollegando, dice: perché? Fratelli, perché guardate, sia glorificato il Dio, perché io vi dico che se quella dottrina continua ancora, questo messaggio che di questa sera andrà in onda, servirà a tanti fratelli e sorelle che credono di aver bestemmiato contro lo Spirito Santo perché i loro anziani non sono pastori scelti da Dio, ma li hanno fatti tale gli uomini, e tutto ciò che l'uomo fa è sbagliato. Chita la massia la manda. Alleluia. Quando la donna adultera andò da Gesù, alleluia, perché l'accusavano, ecco i giudici subito. La vediamo. Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra. E tutti se ne andarono. Perché Gesù sapeva, vedete, che tutti quelli che accusavano la donna adultera erano adulteri tutti quanti. Perché poi Gesù lo precisò. In un altro discorso, in un'altra circostanza, Gesù ha detto che quando un uomo guarda una donna e la desidera, quando uno guarda una donna e la desidera, commette adulterio nel proprio cuore. Ora io dicevo a tutti quelli che erano chi pensano già, no? Sì, o solo se non l'avevano fatto l'adulterio di nascosto, chissà quanti di loro avevano desiderato la donna degli altri, e se qualcuno avesse osato prendere una pietra e scagliarla contro la donna adultera, Gesù l'avrebbe fermato e detto:
fermati, fermati, perché tu in quel giorno, a tale ora, hai commesso adulterio nel tuo cuore. Alleluia. Tu l'hai commesso veramente, l'hai saputo fare, hai saputo mascherare, eh? La tua, il tuo peccato davanti agli uomini, ma non l'hai potuto mascherare davanti a Dio. Alleluia. Vedete? E nessuno osò scagliare la prima pietra. Altrimenti Gesù avrebbe dovuto dire: donna adultera, costoro hanno ragione, tu hai bestemmiato contro lo Spirito Santo, perché sei un'adultera, hai commesso peccato e hai bestemmiato contro lo Spirito Santo, come a due pastori, come a due pastori, hai bestemmiato contro lo Spirito Santo, ora sei perduto, io non ti posso perdonare. Sia glorificato Dio. Fratelli, e che dire del ladrone sulla croce? Dice che merita, lui l'ha detto lui stesso, quando l'altro ladrone ingiuriava Gesù e diceva: tu che sei il figlio di Dio, scendi giù di croce, salva te stesso e noi. L'altro ladrone diceva: ma perché parli così? Dice: noi stiamo ricevendo la condegna pena, ma lui è innocente, lui non ha fatto male. Eh? Quindi il ladrone sulla croce ammetteva di aver peccato, di aver commesso peccato di morte. Amen! Perché dice: noi stiamo ricevendo la giusta pena. Quindi non pararlo. Perché se io mi trovo in croce come te, è perché siamo degni di morte. Fratelli, Gesù che ci doveva dire in croce? Quando quello gli ha detto: Signore, ricordati di me quando sarei venuto nel tuo regno. Lui avrebbe dovuto dire: Gesù, non ti posso salvare, tu hai bestemmiato contro lo Spirito Santo. Ma ci pensate? Meno male che vediamo a ridere, vai. Ma ci pensate? Ora guardate, se sia glorificato è Dio. Ecco, ora me ne sto accorgendo perché il Signore mi ha fatto leggere qui. Ve lo dico in verità. Non sapevo, come sempre, non so mai quello che il Signore mi fa dire. Ma ora sto comprendendo. Perché il Signore mi fa sentire che in giro ancora c'è sto modo di pensare. Tu hai commesso questo, ora sì, hai bestemmiato contro lo Spirito Santo, sei perduto. Fratelli, io vi dico, ecco perché la mia amarezza, alleluia, io dico a tanti pastori di raccomandare alle pecorelle che il Signore, se siete pastori scelti dal Signore, di guardarsi bene dal giudicare. Ognuno che si faccia la pecorella, e ogni pastore, se non è sicuro di quello che dice, perché non gliel'ha rivelato il Signore, che taccia. Perché una parola detta male dal pastore può recare un danno mortale spiritualmente, non a un'anima, ma a tante anime. Amen. Fratelli, io prima di salire sul pulpito chiedo sempre al Signore: non mi fare sbagliare, Signore, perché se io dovessi sbagliare tante anime si perderebbero e poi la colpa ricadrebbe su di me. Ma siccome sono timorato di Dio e mi ricordo quello che Gesù ha detto: tu parla sia che ti ascoltano che non ti ascoltano, tu dici tutto quello che io ti dico senza nulla togliere e nulla aggiungere. Appunto perché nel togliere o nell'aggiungere noi possiamo uccidere le anime. I credenti. I credenti vanno incoraggiati. Fratello, sorella, hai sbagliato, hai peccato. Certo, non è buono, non è giusto, non si piace, non bisogna peccare, bisogna sforzarsi. Perché ripeto, con questo non voglio incoraggiare la Chiesa a peccare, mi guarderei bene.
non lo dovete fare, anzi vi dovete sforzare, come mi sto sforzando io. Ci dobbiamo sforzare di fare la volontà di Dio. Alleluia. Amen. E se qualche volta sbagliamo, perché ce ne accorgiamo magari dopo, corriamo ai piedi di Gesù, l'avvocato che abbiamo presso il Padre. Possiamo dire al Padre: Padre, ti prego nel nome di Gesù, perdonami. Oppure: Gesù, perdonami, ho sbagliato senza accorgermene, non l'ho voluto fare apposta, tu lo sai. Perché, fratello, non penso che c'è un fratello e una sorella che vogliono sbagliare apposta, va. Quelli che vogliono sbagliare volutamente, allora sì. Però anche per loro, fratello, perché c'è un detto, eh? Finché c'è vita c'è speranza. È vero o non è vero? C'è sto detto: finché c'è vita c'è speranza. Per esempio, per portarvi un esempio che tutto può accadere, eh? Quante persone, che prima non volevano sentir parlare del Signore, per anni ed anni, amici o parenti, anzi ci hanno persino lottati, no? E poi invece si sono convertiti al Signore. Se noi li avessimo giudicati 10 anni fa, già chi è morto, tu mai non ci hai più salvato. Invece, finché c'è vita c'è speranza. È vero o non è vero? Quante volte, appunto, perché un nostro amico, un nostro parente, un vicino, chiunque esso sia, un nostro familiare intimo, moglie, figlio, padre, madre, si possono convertire in un momento qualsiasi. Finché c'è vita c'è speranza. Bisogna quindi infondere questa speranza. No, tu sei perduto, ormai non c'è più niente da fare per te. Amen. E mi viene quella persona, quel fratello, sia glorificato. Che bello. Fratello, sapete, mi ha dato l'impressione, come c'è quando, sapete, se avete le piante, no, tobaccone, no, che certe volte le vedete che sono appassite così, no? Poi pigliateci, mettete una picca d'acqua e gli se ne ha destro, no? Vedete, bello e orgoglioso. Tuo fratello era come una pianta di basilico tutto un passoluto, così. Fratello, che stai morendo? Un mio pastore mi disse che sogno perduto. Fratello, vi dico in verità, è una chiesa, è un'organizzazione a livello nazionale, se non a livello mondiale. Vi sto parlando. Non vi dico no. Chi è una chiesa Ranni? Era una chiesa Ranni. Mandiale sono, vero? Pure in America ci sono. Figurate. E se loro hanno sta dottrina, hanno tutti perduti. No? Sia glorificato Dio. Ecco, questa sera, fratello, sorella, hai sbagliato. Il Signore ti dice: vai, non peccare più. E ringrazia il tuo Dio che non ti ha permesso di bestemmiare veramente contro lo Spirito Santo. Alleluia. Amen. E questa è una grande consolazione, una grande benedizione che il Signore ci stia dando. Perché chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. E chi può dire: io non ho peccato mai, non ho sbagliato mai nella vita. Se noi dovessimo dire questo, il Signore terreria tutto l'elenco della nostra vita, e comincerebbe a nanozzo. O te stai muto? O io te leggo tutto il codice, perché tu hai fatto questo e quest'altro. Vero, Signore, sì, hai ragione. Che faccio, ti condanno? Hai bestemmiato lo Spirito Santo? Io ti dico: nanozzo, vai e non sbagliare più. I tuoi peccati ti sono rimessi, ma il Signore i miei peccati li ha rimessi già da tanto tempo e continua ancora a rimettere i miei peccati
Perché se commetto peccato, fratelli, commetto sempre dei peccati senza accorgermene, quindi innocentemente, e questo lo posso dire ad alta voce a tutti e in qualsiasi tempo e luogo. Amen. E Dio ci benedica. Amen. Alleluia, 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 amen. Benedetto tu sei, Signore, grazie, perché del continuo, Signore, ti abbassi fino a noi. Signore, perché ci ami veramente. Signore, il tuo amore è così grande che ti sei fatto uomo. Uomo come noi, per camminare insieme a noi, per renderti conto effettivamente delle sofferenze umane, terrene. Ed ora ci puoi comprendere, perché anche se sei lassù alla destra del Padre, Signore, ti ricordi di quando sei stato bambino, da quando, Signore, sei incominciato a crescere, ti sei fatto adulto e poi ti sei dato a morire sulla croce per noi, per salvarci. Oh Signore, quanto bene ci hai dimostrato e ci dimostri ancora. Cosa dobbiamo fare per ricambiarti questo amore? Signore, abbiamo bisogno del tuo Spirito, dello Spirito tuo Santo, che ci faccia vedere le cose non a livello materiale, ma che ci faccia vedere le cose anche a livello spirituale, per poter comprendere ogni tuo movimento, Signore, ogni tua parola, ogni tuo cenno. Alleluia, gloria al tuo nome. E per come questa sera sei venuto in mezzo a noi e ci hai affidato questo messaggio da portare ai popoli. Perché chiunque crede in te, crede nel sacrificio della croce e crede nel tuo perdono, possa ricevere quest'acqua per rinvigorire nuovamente e iniziare un nuovo cammino. Sì, baldanzoso verso il cielo, con la mano nella tua mano. E insieme tutti quanti, oh Signore, formare il tuo popolo santo, eletto, Signore, per onorarti qui in terra e lassù nel cielo per tutta l'eternità. Quindi, oh Signore, accompagnaci alle nostre case. Benedici noi qui, benedici le nostre famiglie, benedici tutti coloro che non sono potuti venire, alleluia, che sono dovuti rimanere nelle proprie case o sul posto di lavoro. Raggiungeli, Signore, come tu questa sera hai raggiunto con la tua voce il nostro cuore, rinnovando in noi questi sentimenti, Signore, che tante volte, Signore, cercano di affievolirsi, di addormentarsi. Grazie per il tuo risveglio, alleluia. Grazie a te Gesù, grazie al Padre, benedetti da noi ora e sempre in eterno. Amen, amen, amen. E Dio sia lodato, amen. Signore ci benedica.